Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei interrogarono Gesù. Maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno. Ed egli rispose, una generazione perversa e adultera pretende un segno, ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di Giona profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Quelli di Ninive si alzeranno a giudicare questa generazione e la condanneranno, perché essi si convertirono alla predicazione di Giona. Ecco, ora qui c'è più di Giona. La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ecco, ora qui c'è più di Salomone. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno. Era una pretesa veramente un po' prepotente e superba da parte di gente di una generazione, questi scribi e farisei, una generazione, una gente perversa, cioè cattiva dal punto di vista morale e adultera, quindi infedele dal punto di vista religioso. Quindi non meritavano nulla. Queste persone che cosa chiedevano a Gesù in verità? Chiedevano un miracolo, segno vuol dire miracolo, un miracolo spettacolare, folcloristico, un segno che non avesse delle ripercussioni morali e spirituali sul cuore, ma solo colpisse gli occhi come un fuoco di artificio, come una magia, come un gioco di prestigio. Questa pretesa era offensiva per Gesù e per lo Spirito Santo. Era offensiva per Gesù perché i segni miracolosi che Gesù dava e donava con abbondanza e generosità erano segni di misericordia, di bontà, di generosità per i peccatori, per i malati, per gli indemoniati. Era quindi per loro, per questi scribi farisei, come se questi miracoli, questi segni di bene non esistessero, non contassero nulla, loro volevano vedere il gioco di prestigio. E questa pretesa era offensiva, oltre che per Gesù, anche verso lo Spirito Santo, perché lo Spirito esprime nei segni miracolosi tutta la sua sapienza divina e la sua potenza divina e non si presta quindi ai giochini che volevano vedere questi scribi e questi farisei. Lo Spirito dà dei segni, delle grazie, dei miracoli per portare alla fede, alla conversione. Ecco perché Gesù reagisce con forza a questa pretesa assurda. Nessun segno di questo tipo sarà dato a questa generazione, a questi scribi, a questi farisei. Solo, dice Gesù, il segno di Giona, perché il segno di Giona è tutto l'opposto di quello che loro volevano vedere. È il segno della morte e della sepoltura. 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra resterà il figlio dell'uomo. E quindi morte e sepoltura parlano dell'amore, della donazione della vita di Gesù, parlano della sua umiltà, del suo sacrificio di amore per gli altri. Ecco dunque, questi sono i segni spirituali. Il culmine di questi segni spirituali è proprio nella morte e nella sepoltura di Gesù. Nel cuore della terra l'amore portato alla piena donazione, al pieno sacrificio. Per capire meglio faccio anche un esempio che può essere anche nelle nostre famiglie. Anche un papà e una mamma danno ai loro figli ogni giorno tanti segni del loro amore e del loro sacrificio, con una vita spesa per loro, nel dono di sé, nel sacrificio di sé per la crescita, per la salute, per la vita dei loro figli. Sarebbe veramente un assurdo e un'offesa
che i figli dicessero alla mamma e al papà, dopo tutto quello che fanno per loro, dammi un segno, e pretendessero naturalmente, come segno dell'amore e del sacrificio, una cosa materiale, che so io, magari un gioco o il regalo di un motorino o il pagamento della macchina. Sarebbe veramente triste, sarebbero dei figli veramente ingrati, egoisti, degenerati e squallidi. Ecco, allora capite perché Gesù dice: nessun segno di questo tipo sarà dato a questa generazione. E di conseguenza veniamo un po' a noi, è importante che noi guardiamo Gesù non solo e non tanto con uno sguardo rivolto ai suoi miracoli eccezionali, ci sono ancora, ma non dobbiamo guardare a quello. Ci sono delle persone che sono ansiose di vedere solo queste cose, i segni, i miracoli, che so io, guarigioni importanti, salvataggi in extremis, provvidenze fortunate, prodigi fenomenali. Certo, Gesù può fare e qualche volta fa anche questi segni di carattere miracoloso, e ci può capitare di dover chiedere anche Gesù dei miracoli eccezionali, ma è più giusto e più importante che il nostro sguardo si rivolga a quel Gesù che ci è vicino ogni giorno, sia pure nascosto, ci è vicino con le sue grazie quotidiane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gesù ci dà le grazie quotidiane, ogni giorno. Sono grazie normali, grazie nascoste, grazie umili, e sono tante, guardate, sono continue, sono grandi. Dovremmo saper vedere, così da arrivare a scoprirle nella loro natura di amore del Signore verso di noi. Come mi vuol bene il Signore? Guarda, mi alzo tutte le mattine, sto bene, scendo dal letto, la sera vado a dormire, lavoro, ho la mia famiglia, ho mia moglie, i miei figli. Ma quanti segni di amore ci dà il Signore? Dovremmo vedere questi, così da arrivare a capire queste cose nel loro significato di dono a noi, di sacrificio per noi, tutte grazie, tutti i doni del Signore. È lo Spirito Santo che ci fa prendere coscienza di come e quanto noi siamo beneficiati dalle grazie, dalle generosità del cuore di Gesù, dai meriti, dalle benemerenze del suo sacrificio, così da essere poi, ecco, poi spinti sempre dallo Spirito Santo ad essere anche noi beneficenti di generosità e di sacrificio per gli altri. Vedersi e sentirsi beneficiati da Dio per essere più facilmente poi beneficenti per il nostro prossimo. Il Signore è stato grande ed è generoso con me, ecco che allora io sono grande e generoso anche col mio prossimo. Ecco, questo è un po' quello come noi dovremmo essere, saremmo una generazione invece buona e fedele, non certo adultera e perversa. E poi, continuando Gesù nella sua critica, nella sua contestazione di questi scribi e farisei, arriva a parlare della sua predicazione, una predicazione forte, capace di convertire la gente, molto di più di Giona per Ninive peccatrice. Arriva a parlare della sua sapienza, una sapienza grande, capace di illuminare le persone, molto di più di Salomone per la regina del sud. E allora ci chiediamo: com'è la predicazione di Gesù e com'è la sapienza di Gesù? Diciamo una parola anzitutto sulla conversione, che è un frutto importante, una conseguenza fondamentale della parola di Gesù, del Vangelo. Il primo annuncio, le prime parole di Gesù è: convertitevi e credete al Vangelo. Convertitevi è la prima parola in assoluto che Gesù predica. È un impegno continuo del cristiano, animato dallo Spirito Santo, questa conversione, che è duplice: un cambiamento di condotta esteriore, cambiamento di comportamento, ed è una mutazione del cuore e del sentimento. Ci vogliono entrambi per una vera conversione, questo cambiamento di condotta e questa mutazione di cuore. Ci sono come tre tipi di conversione o tre gradi di conversione. La prima conversione è quella del peccato, conversione dal vizio, dai difetti, dalle superbie, dagli egoismi, e mettete dentro tutto, è la conversione come purificazione dal male.
E siccome però il vizio, il male è un fascino, è interesse, è piacere, è delizia, è divertimento, è goduria, finché è così è difficile convertirsi. Lo vediamo anche in noi o attorno a noi. È più facile convertirsi dopo che il male, il peccato, il vizio si rivela come illusione, come delusione, come dispiacere, come dolore, come malattia, come povertà, eccetera. Ecco che allora finché il peccato è seduzione, è attrattiva, è allettamento, ci vuole una grande decisione per tagliare questo peccato, ci vuole un grande sforzo per staccare quel vizio, ci vuole un grande sacrificio per rinunciare a quel difetto, a quel male. E quindi ci vuole un grande aiuto proprio dello Spirito Santo, c'è una grande forza, un grande sostegno dello Spirito Santo che possiamo e dobbiamo chiedere con la preghiera. E penso che nessuno sfugga a questa prima conversione che è importante, ma per la quale ci vuole davvero tanto, soprattutto quando il male è molto forte, è molto grave e anche molto affascinante, e quindi dobbiamo chiedere proprio questo aiuto. La seconda conversione o secondo grado di conversione è la conversione dalla mediocrità, dalla tiepidezza, diciamo così, dalla fiacchezza, dalla meschinità, dalla freddezza religiosa, dall'indifferenza religiosa e morale, la conversione dalla passività verso la fede, verso la preghiera, verso i sacramenti, il minimalismo, fare il minimo, la superficialità verso la morale e la carità. Ecco, questa conversione porta, se uno si converte davvero, porta a essere veramente fervorosi, veramente impegnati, appassionati nella vita sacramentale, nella catechesi, nella evangelizzazione, nelle pratiche di preghiera, di devozione, nella fede, nella parola di Dio, anche nell'attività di opere buone, di volontariato, di carità, di generosità per la Chiesa o per i bisognosi. E io vedo che tanta gente ha bisogno di questa seconda conversione. Si limitano a dire: ma io prego qualche volta, io qualche volta sì, qualche volta vado a messa, ma, oppure vado per tradizione perché devo andare a messa. Ma non c'è preghiera, non c'è canto, non c'è fervore, non c'è impegno, non c'è passione, niente proprio. E la maggioranza, diciamo, tanti fedeli sono proprio in questo stato, avrebbero bisogno di questa seconda importante conversione, dalla tiepidezza alla fervore, all'impegno, alla passione per il Signore e per la Chiesa e la preghiera. Ecco, questa è la seconda conversione. E poi c'è una terza conversione, un terzo grado, che è un po' tipico di qualche forte iniziativa, esperienza dello Spirito Santo. È una conversione di tipo positivo, una conversione alla santità. Ed è un po' tipica dei santi, che si specializzano per qualche relazione con Gesù del Vangelo, con Gesù Eucaristico, dei sacramenti, che si specializzano per qualche particolare trasformazione o immedesimazione in Gesù, diventano esemplari nella vita in Cristo, come dice Paolo, una vita di perfezione, di santità, di eccellenza, diciamo di specialistica cristiana, evangelica, di ottimizzazione intensa. E qui i santi arrivano proprio con la grazia dello Spirito Santo anche a questa conversione completa, questo terzo grado di conversione che coincide con la santità, con la vita mistica, con un'esperienza, una speciale eccellenza cristiana in qualche campo della vita religiosa, in qualche settore della vita morale, tanto da essere ammessi alla canonizzazione, agli onori degli altari. Ma non è solo questo, non è che uno deve diventare santo da altare o da calendario. Lo Spirito Santo può fare anche in noi questa terza conversione santa, in qualche cosa, anche senza dare nell'occhio e senza che noi li siamo dichiarati santi, beati, e quindi no. Ma ci può essere davvero questa specializzazione, questa ottimizzazione di una vita particolare, religiosa o morale,
di fede, di preghiera e di bontà e di carità. Ecco dunque, questi sono le tre gradi della conversione che forse dovremmo un pochino invocare lo Spirito Santo per poterli percorrere un po' sempre nella vita e convertirci un po' sempre di più. Veniamo ora a dire più brevemente una parola sulla sapienza, che è un dono dello Spirito Santo, per arrivare a fare bene il bene, fare bene il bene. Il bene fatto male non è bene. Il bene va fatto bene, cioè con quella saggezza, quell'equilibrio, quel buonsenso che lo fa essere non solo buono, ma anche giusto, così da non cadere nel buonismo o nell'ingiustizia. La sapienza si esprime nella ragionevolezza, nella sensatezza del parlare, parlare di persone, di fatti. La sapienza ci porta a pensare con senno, con riflessione, con discernimento, quanto manca questo discernimento. Ci porta la sapienza ad agire con criterio, con prudenza. La sapienza ci fa fare scelte, prendere decisioni con oculatezza, con accortezza, ponderatezza. Ci fa valutare e operare nella retta ragione, nel buon consiglio, nella lungimiranza. La sapienza ci fa essere anche diplomatici, attenti, prudenti, gentili, soprattutto con le persone mal disposte verso di noi, e ce ne sono sempre, nelle situazioni di bisogno degli altri, per poterli aiutare, ma aiutare bene, non male. E qui in conclusione, finora abbiamo visto la positività, l'utilità di accogliere la conversione di Gesù, che è più forte, più esigente di quella di Giona, di accogliere la sapienza di Gesù, che è più grande e più profonda di quella di Salomone. Ma nel Vangelo c'è anche, e in più c'è la sottolineatura della brutta fine di una generazione che rifiuta la conversione, che non ne vuol sapere della sapienza. E allora Gesù ci dice che pende su questa generazione, spero di non siamo dentro anche noi, pende un giudizio e una condanna. Si alzeranno i Niniviti, si alzerà la regina del sud a giudicare e a condannare questa generazione. Ce n'è abbastanza per aver paura di questo tribunale di Dio, e quindi per sottrarci e uscire da questa generazione che finisce male, anzi molto male, già ora qui in terra, ma soprattutto poi, dopo la morte, nel giudizio particolare e nel giudizio universale. Davvero che lo Spirito Santo ce ne liberi da questa generazione che è giudicata e condannata, e ci renda degni della generazione che invece viene approvata, premiata, proprio per la capacità di conversione e per la sapienza.